al nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video che è un po' connesso al mio ultimo video che ho pubblicato, ovvero quello sul zero waste. Se per caso non l'avete visto, sto diciamo iniziando a fare una serie su questo argomento, quindi se volete andare a recuperarlo, è proprio l'ultimo, il penultimo che ho pubblicato prima di questo, insomma è un po' lunghino ma mi perdo un po' in chiacchiere, quindi oggi cercherò di fare un po' più veloce. Allora, per chi fosse nuovo qua, benvenuti, per chi è già iscritto, grazie mille, grazie di essere ancora qua nonostante tutto, e mi dispiace se ultimamente sono un po' così con la pubblicazione, ma ho avuto un po' di impegni, era notte e non riuscivo a filmare perché non ho le luci professionali delle youtuber, quindi mi tocca filmare di giorno se voglio avere una qualità decente, quindi siccome oggi ho tempo ho deciso di filmare questo video e oggi parleremo del zero waste. Appunto, se non avete visto l'altro video, se non siete tipo familiari con cosa significa zero waste, significa semplicemente ridurre il consumo di qualsiasi cosa. Nell'altro video avevo parlato di ridurre il consumo di plastica e giustamente la mia amica Stronzetti, che vi lascio il suo canale qua sotto, mi ha fatto notare che non è solo plastica ma è tutto, come la moda, la carne, la plastica. Quindi sì, questo significa non è solo ridurre plastica ma è ridurre un po' tutto, cercare di comprare di meno, cioè non comprare proprio abusivamente, tipo parliamo tipo, non so, dei saldi del Black Friday, quando la gente compra solo perché è in sconto, oppure quando ci sono sconti a prescindere che la gente compra solo perché costa poco. Ecco, insomma, si tratta anche di questo, non si tratta solo di non compro la bottiglietta di plastica ma uso il mio thermos, che ovviamente fa benissimo, se avete una bottiglia o una bottiglia riutilizzabile va benissimo, però non significa solo quello. Nell'altro video avevo parlato di alcune cose che qua in Canada si fa, cioè alcune cose che si fanno, tipo per esempio l'esistenza dei negozi zero waste. Giustamente una ragazza mi aveva anche scritto dicendo che a Torino c'è un negozio zero waste ma che non c'è proprio tanta gente che ci vada, però sì, non pensate che anche qua siano così affollati, in realtà sì, per carità, perché sono comunque negozietti piccoli e non sono tipo supermercati enormi dove ci si perde, sono veramente negozietti molto piccoli, quindi io quando ci vado onestamente trovo tanta gente e questa cosa mi fa molto piacere. E nell'altro video avevo anche fatto vedere dei prodotti, non li avevo lasciati linkati, però ho fatto la modifica delle descrizioni, quindi trovate le cose linkate nell'altro video e anche questo qua cercherò di linkarvele, perché giustamente un'altra mia amica mi ha detto è meglio se li linki, anche se sono da siti canadesi o se sono da altri siti e la gente un po' si orienta e sa cosa comprare. Bene, perfetto, finita questa introduzione molto molto lunga, passiamo alle cose e oggi parliamo di cose che io non compro più, e non si tratta di cose che non compro più nel senso basta, non compro più niente, si tratta di cose che non compro più ma che ho trovato la soluzione zero waste, mettiamola così. Quindi iniziamo, ho un po' di cose qua dentro, forse solo lo specchio vedete, però un po' di cose, inizierò dalle prime cose che mi arrivano alla mano, ovvero non compro più i cereali, ovvero non compro più i cereali del supermercato, nel senso quelli che, ok, hanno la scatola di cartone, però la plastica nel quale sono i cereali, quella non si ricicla. Ovviamente io vi faccio vedere questa cosa non perché, non per farvi sentire in colpa perché comprate i cereali del supermercato, e che so che magari da qualche parte, tipo in Italia, magari non ci sono le cose sfuse, i negozi di sfuso, non so, perché io non mi sono mai informata quando ero in Italia. Un'altra cosa, e questo ovviamente questo è un vasetto di pistacchio, ma che l'ho già mangiato, però ho tenuto il vasetto e qua dentro ci sono i resti del caffè. Allora, direte che cacchio ci fai con i resti del caffè? Bene, lo spiego subito. Quello che io non compro più è lo scrub corpo. Allora, i resti del caffè sono un ottimo scrub per il corpo e aiutano anche tanto alla cellulite. Un'altra cosa che io uso per lo scrub è questa qua, che sarebbe il dry brushing, è una... è una spazzola in legno, in bambù, l'ho comprata anche questo nel negozio Zero Waste, e praticamente questo qua lo passi sulla pelle secca, e questo aiuta sia alla cellulite tantissimo, io onestamente ho visto risultati pazzeschi, e aiuta anche a semplicemente a mandare via la pelle morta, e onestamente solo con questo non ho bisogno del scrub. Il caffè, semplicemente i resti del caffè, quando voi bevete il caffè, perché sicuramente lo bevete tutti i giorni, tenete i resti in un vasetto e poi quando siete pronti e volete fare
fare lo scrub, prendete il caffè, ci mettete due cucchiaini di olio d'oliva, mescolate tutto, poi ve lo passate sulla pelle, potete passarlo ovunque, lo lasciate tipo 10-15 minuti, quindi sarete tipo un attimo nella doccia stile mostro, però vi lascia la pelle molto molto morbida, quindi spesso dopo non avete neanche bisogno di una crema idratante per il corpo. Io in inverno ho una pelle molto molto secca, quindi ho bisogno anche di una crema, però lascia le pelle stramorbide, quindi ve lo consiglio, perché comunque anche questo è un riutilizzo del caffè. Il caffè. Prima di passare ad altri prodotti, volevo anche dire che io non una cosa che non faccio più comprare prodotti che testano sugli animali, quindi non compro più brand tipo di cosmetici o di skin care che testano sugli animali. Quindi diciamo che adesso mi sono buttata tantissimo sulla Lush, quindi vi farò vedere alcuni prodotti, e invece per altri prodotti sto cercando di cercare, tipo, soprattutto per la skincare è molto difficile, perché tanti brand skincare fanno comunque i contenitori in plastica, quindi è sempre meglio cercare qualcosa che è in vetro. E se per caso volete comunque comprare i prodotti in plastica, almeno comprate i brand che sono cruelty free, perché ormai adesso ci sono così tanti brand che non testano sugli animali e non capisco perché ci siano ancora brand che testano sugli animali. Ok, devono vendere in Cina, quindi ok, però comunque Cina è l'unico paese che pretende che ci sia il testing sugli animali. Quindi una cosa che vi faccio vedere è questa, la mia crema corpo adesso. Una volta compravo i tuboni giganti di creme. Questa è la mia crema corpo che l'ho comprata l'altro giorno, quindi è nuova. La Lush è bellissima perché ovviamente questi vasetti sono riciclabili, 100%, se no ne accumuli 5, li riporti in negozio e loro ti danno una maschera gratis. Quindi io ho questo come crema corpo, che addirittura i soldi di questo piccolo vasetto di crema va in beneficenza, quindi è anche una cosa molto bella che stanno facendo adesso per il mese di dicembre, per Natale, ed è una crema bellissima, mi piace tantissimo. E 50 grammi non serve più di questo, nel senso che io prima compravo creme di 200 ml, una roba del genere che mi durava mese e mese, una certa ti stanchi anche, questi sono invece piccolini, se proprio ti stanchi alla fine puoi cambiare, non è grave. E appunto la Lush è uno di quei brand che ha sempre, la Lush esiste anche in Italia, quindi sapete già, sicuramente sapete già come funziona, spesso hanno tipo tante cose che non hanno confezioni per niente, cercano di fare packaging free, cercano di fare appunto confezioni riciclate, insomma sono meravigliosi. Un'altra cosa che ho comprato è stata appunto questa scatolina di metallo, e dentro c'ho il mio sapone per il viso. Questo è il mio detergente per il viso. Prima compravo i detergenti quelli liquidi, giustamente quelli sono in cosa di plastica eccetera eccetera, quindi ho voluto evitare di comprare quelle cose, e onestamente questo mi è costato pure meno rispetto a un detergente viso che compravo prima, e sicuramente durerà allo stesso modo, durerà tanto quanto gli altri detergenti, oppure addirittura di più, perché comunque ho notato che i saponi anche per il corpo durano tantissimo, i saponi solidi. Infatti anche per il corpo ho un sapone solido che ho comprato dalla Lush, che non ve lo faccio vedere perché l'ho già usato, quindi vi lascio una foto, è quello che è uscito adesso per Natale, quello della pera, vi lascerò anche il link, è bellissimo se volete andare a cercarlo, è veramente stupendo, ha un profumo stupendo, vi lascio anche tipo di glitterini che poi si lavano via, state tranquilli, però è meraviglioso, quindi quello lo uso come sapone per il corpo, così che evito di comprare detergenti per il corpo liquidi. Oppure se compro detergenti liquidi per il corpo, qua ci sono certi negozi che li vendono in bottiglie di vetro, oppure e poi ti puoi tenere la bottiglia di vetro e la puoi caricare nei negozi zero waste. Se per voi non potete caricarla, appunto potete, è sempre meglio comprare in vetro piuttosto che in plastica. Un'altra cosa meravigliosa è lo struccante. Lo struccante, allora, io una volta compravo struccanti su struccanti e non mi piaceva manco uno. Il mio ultimo struccante è stato uno struccante della Nivea. La Nivea testa sugli animali, ho deciso di non comprarlo più. Quello è stato veramente uno degli struccanti che mi è piaciuto di più, perché quello mi levava veramente tanto. Però in realtà il mascara restava sempre. Io non uso mascara waterproof, cioè non sono neanche waterproof da dire oh my god, non esce più. E ho scoperto, appunto informandomi sul zero waste, cosa usano le altre persone, perché ci sono tante youtuber su YouTube che parlano di questa cosa, cioè basta che scrivete zero waste su YouTube, trovate un botto di video. E un consiglio è stato l'olio di cocco. Allora, questo è un vasetto che io avevo in casa, e l'olio di cocco ora posso prendere sfuso, però se voi non avete un posto dove prenderlo sfuso potete semplicemente comprarlo,
Basta che sia olio di cocco naturale, e quello si vende solitamente nel vasetto di vetro. Quindi finché comprate vetro, magari vi potete tenere il vasetto, usarlo per altre cose, perché comunque in casa hai sempre bisogno di barattoli. Se non volete, comunque vanno riciclati e si riciclano molto meglio. Quindi io uso questo e toglie il trucco. Da Dio, vi giuro, da Dio, io non rinuncio più, manco se fosse zero waste, se l'avessi saputo prima l'avrei fatto. E per struccarmi, ovviamente io mi lavo il viso, mi lavo questo, mi lavo col detergente, col sapone, insomma, per togliere il grasso, diciamo, dell'olio. L'olio di cocco è molto molto buono anche come crema corpo. Io che ho la pelle secca ho provato un paio di volte a mettermi l'olio di cocco sulle gambe, soprattutto. Meraviglioso. Se no potete anche fare gli impacchi per i capelli, e tipo vi fate gli impacchi proprio direttamente l'olio sui capelli, lasciate tipo o tutta la notte o state tipo 2-3 ore e poi vi lavate i capelli e sono meravigliosi. L'olio di cocco è vita. E quello che uso per dopo togliere tutti i residui sono questi, che sono dei dischetti cioè dischetti di cotone, insomma, ma che sono riutilizzabili. Hanno lo stesso materiale tipo dei come si chiamano, degli asciugamani. E quindi questi qua, ne ho 14, me li hanno inviati con questo sacchettino pratico, questi sono quelli sporchi, con questo sacchettino pratico, ogni volta che ne uso, lo metto uno, ne uso uno al giorno, quindi ne ho 14, ma sono 2 settimane, poi li butto in lavatrice, in asciugatrice, e poi si continua a riutilizzare così, in questo modo, eviti di comprare i dischetti di cotone che non fanno bene all'ambiente, per niente. Un'altra cosa che ho smesso di comprare sono i fazzolettini usa e getta, nel senso non i fazzolettini per il naso, quelli tuttora ne ho alcuni in borsa, perché sì, non mi piace ancora l'idea di avere solo un fazzolettino in borsa con cui soffiarti il naso e pulirti tutto, no, no, non mi gusta questo. E poi in casa abbiamo comunque le scatole di Kleenex perché lui si soffia il naso in ogni stanza che va, quindi purtroppo quelli non posso farci niente, ma sto cioè, per comunque le scatole di Kleenex sono in cartone, non hanno plastica. E adesso stanno cominciando anche a fare addirittura Kleenex biodegradabili. Ho trovato addirittura la carta igienica biodegradabile, che è bellissima, è stata fatta con materiale riciclabile e si può benissimo, anche se lo buttate nello sciacquone, si distrugge, insomma. Ebbene, quindi ho smesso di comprare i fazzoletti, cioè la carta da cucina, quel tipo roloni grandi, quella che usate tipo solo per pulire un attimo, o semplicemente dei piccoli, cioè ho comprato dei cosini, come si chiamano, dei strofinacci che tengo là per pulire quando succede qualcosa. E invece se ho ospiti ho bisogno di napkins, come si dice, delle salviette, salvietti, no, no, salvietti, vabbè, i napkins, anche avete capito, ho comprato questi e questi sono semplicemente lavabili. Li ho presi neri, non perché io sono triste dentro, sì, lo sono, però li ho presi neri perché è più facile lavarli, nel senso che io faccio più lavatrici nere piuttosto che bianche. Mi piacciono di più le cose chiare, però anche tipo, come avete visto, anche i dischetti per struccarmi li ho presi neri proprio perché se li prendevo bianchi dopo rimanevano tutte le tracce, chissà se si lavavano, eccetera, eccetera. Quindi questi qua, se abbiamo ospiti, ognuno ha questo, a fine va alla lavatrice e ciao. E onestamente, da quando ho smesso di comprare i fazzolettini, quelli là che tipo è lì solo per pulirti la bocca un attimo, non li abbiamo ancora usati. Cioè, non che siamo animali e mangiamo male, non ci puliamo, però proprio non ce n'era bisogno, lo prendevi solo perché era là. Tutto qua. Un'altra cosa che ho smesso di fare è comprare il pane dal supermercato, perché il supermercato, giustamente, il pane sono sempre nei sacchettini. Un'altra cosa stupenda che ho provato è stato questo è il mio dentifricio Zero Waste. Sono andata nel negozio Zero Waste e ho comprato questo sì è plastica, però lo riutilizzi tutte le volte che ti serve. Onestamente è plastica abbastanza buona, nel senso non si piega, cioè anche se spremi non si piega come il normale dentifricio. L'ho riempito col dentifricio che avevano più scelte. Avevano questo che ho preso che è semplicemente alla menta e ha un sapore molto meno aggressivo, diciamo, rispetto ai dentifrici che si vendono in commercio. E mi piace da impazzire, onestamente, mi piace tantissimo. È già una settimana che lo uso, adoro. E basta, quindi questo quando finisce vado nel negozio, lo riempio e basta. E questa volta ho pagato il packaging, ma la prossima volta pagherò solo il prodotto. Oddio, questo video sta durando tantissimo, ho ancora due cose. Siete arrivati fino a qua, complimenti.
E quindi complimenti, fatemi sapere cosa vi ha impressionato di più. Però il prossimo prodotto è il filo interdentale. Allora, questo filo interdentale lo potete trovare anche online, vi lascerò il link. Io l'ho comprato nel negozio Zero Waste. Compri questo, ti danno anche un ricaricatore, questo è fatto in vetro, e il filo è fatto di soia. Quindi principalmente questo si lo si mette nell'umido, questo lo tieni perché lo ricarichi ogni volta, quindi se hai bisogno delle ricariche ti compri solo le ricariche e non devi comprare il robot di plastica. Questa cosa è meravigliosa, però se non usate il filo interdentale non è un problema per voi, però io qua lo uso tanto e quindi questa è una soluzione meravigliosa. E l'ultima cosa della quale volevo parlare, è che io non compro più il tè in bustine, lo compro così. Qua ci sono tanti negozi che vendono il tè sfuso e credo che anche in Italia questa cosa esista, ma pure il caffè, il tè e caffè sfuso, anche quelli tipo per adesso sto ancora avendo il caffè che ho comprato dall'Italia, che è Lili, che è quello praticamente nella scatolina di metallo, quindi in realtà io la scatolina di metallo me la tengo. Poi quando finirò il caffè andrò qua nei negozi Zero Waste e mi comprerò il caffè sfuso. Quindi sì, il tè lo compro sfuso proprio perché ho ancora una scatola bellissima, stupenda, è stato un regalo di Natale con tanti bustini di tè, però i bustini di tè non vanno nell'umido in realtà perché non sono biodegradabili. Le bustine da tè, se fossero veramente fatte di carta, quando vanno nell'acqua calda, si scioglierebbe tutto. Quindi in realtà non fanno bene sia perché vabbè, questa non è carta e anche la bustina di tè vera e propria non è proprio fatta di carta. Quindi ho deciso di smettere perché io sono una grande amatrice di tè e ovviamente qua ci sono tanti negozi per il tè sfuso. Questo qua per esempio l'ho preso da David's Tea, che è una compagnia canadese se non mi sbaglio, che vende un sacco di tè sfuso. Ovviamente hanno i prezzi cioè abbastanza alti, però il loro tè sono... E niente, quindi sì, questo è ciò che faccio. Vado col mio barattolo e dico: dammi del tè. Qua sono abituati perché tante persone fanno questa cosa. Bene, ragazzi, questo è tutto. Mi dispiace che questo video l'ho fatto lungo, speravo di averlo fatto di farlo più corto e che mi sarebbe venuto più corto, ma invece non è così. Grazie per aver guardato questo video. Non ci vediamo in un prossimo video. Se avete domande, se avete richieste, se avete qualsiasi altra cosa, fatemelo sapere nei commenti qua sotto e noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!